Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio, vi ringrazio di essere presenti qui per questo incontro, seppur virtuale. Prima di cominciare volevo darvi i saluti e dare anche da parte mia i saluti e i ringraziamenti alla referente di Onda, la dottoressa Graziella Marino, chirurgo senologo ed esperta della medicina degli stili di vita. L'argomento di cui vi parleremo oggi è un argomento a me molto caro, che è la prevenzione. Che cosa si intende per prevenzione in medicina? La prevenzione sono tutte quelle misure atte a appunto prevenire l'insorgenza di una malattia, la sua progressione e l'aggravarsi di questa patologia. Abbiamo una prevenzione di tipo primario, secondario e terziario. La prevenzione di tipo primario sono tutte quelle metodiche, quei mezzi atti a ridurre i fattori di rischio che inducono l'insorgenza di una patologia e l'educazione alle buone abitudini di vita. La prevenzione secondaria, invece, è la prevenzione rivolta alla popolazione sana o perlomeno presunta sana, che però va già a ricercare un'alterazione preclinica o l'inizio di una malattia. La prevenzione terziaria invece si occupa di una patologia che è già insorta, però il controllo della progressione appunto di questa patologia e soprattutto il controllo delle recidive di questa patologia. Prevenzione delle patologie ginecologiche, in particolare del colo dell'utero, dell'endometrio e dell'ovaio, anche loro hanno quindi dei fattori di prevenzione e dei fattori di rischio. Un'infezione da papillomavirus, quindi un'alterazione, un H1N1, perché possa andare incontro a carcinoma della cervice uterina, devono passare 15 anni senza che la donna non faccia dei controlli. Quindi, prevenzione primaria, eliminiamo il fumo di sigarette, una buona alimentazione, non avere rapporti sessuali promiscui e una prevenzione secondaria, quindi il controllo con il Pap test, l'HPV DNA test, sono le armi vincenti per quello che riguarda la patologia del collo dell'utero. Per quanto riguarda la patologia dell'endometrio, invece, la patologia dell'endometrio è una patologia che è più frequente dopo la menopausa, quindi dopo 50 anni. Il campanello d'allarme di questa patologia è un sanguinamento in postmenopausa, quindi una donna quando vede un sanguinamento dopo le mestruazioni deve andare subito dal ginecologo e farsi controllare. I fattori di rischio sono soprattutto l'obesità, quindi una buona prevenzione già da prima è come crearsi una piccola cassaforte per poi andare in vacanza quando si è in pensione, insomma. Per quanto riguarda il carcinoma dell'ovaio, il carcinoma dell'ovaio invece è diciamo il big killer in ginecologia, perché difficilmente dà segnali di sé se non in fase avanzata e sicuramente è il tumore diciamo che fa più paura in ginecologia. Infatti, il tumore dell'ovaio, anche se solamente il 20%, fortunatamente è anche su base genetica con alterazione dei geni BRCA1 e BRCA2. Quindi, attenzione alla familiarità, a far presente al proprio ginecologo se vi è una familiarità o se vi è storia in famiglia di insorgenza di tumore all'ovaio o alla mammella prima dei 40 anni. Sì, ci chiedono, il video è stato registrato, rimarrà pubblicato sulla nostra pagina Facebook e sarà trasportato anche sulla nostra pagina di YouTube. Grazie a tutte di essere state con noi e siamo sempre a vostra disposizione.